Allora, oggi diamo il bentornato a Loredana Errore, che torna a trovarci su Recensiamo Musica a distanza di qualche mese dall'ultima volta, per parlarci del suo nuovo album, un album speciale, direi. Il titolo è Stelle. Io, Loredana, partirei dal chiederti qual è il significato di questo tuo nuovo lavoro. Eccolo qui che Eccolo qui arriva. che arriva, e finalmente diciamo anche lui protagonista. Cosa dire, cosa dire? Questo è un album veramente di scoperta, cioè di sviluppo e di riscoperta. E sono dei brani che veramente sono molto emozionata a parlarne. Sono molto emozionata perché appunto perché diciamo nasce un po' da una mia ricerca, diciamo un po' responsabilità, quindi diciamo un po' rompere il ghiaccio diventa un qualcosa veramente di importante. E guarda, cosa posso dire di quest'album? Intanto gli elementi di quest'album sono molto di essenzialità. Sono molto essenzialità in quanto sono molto terra, mare, aria, universo, cielo, anima. Quindi diciamo che vanno a toccare quei posti, quei luoghi in cui rinascere. Nascere è indubbio, è impossibile. E, quindi diciamo che questo è stato sicuramente un passo in avanti, nonostante mi abbia riportato a delle epoche 90, delle epoche diciamo più mie, più in cui sono proprio mi sono ritrovata, in cui ho riscoperto la mia musica. Gli anni 90 sono stati gli anni, ovviamente, i miei anni importanti di formazione musicale, in cui la musica viaggiava ad un'emotività, ad un racconto diverso di quello che è oggi. E quindi aver avuto questa opportunità, naturalmente nasce tutto con Azzurra Music, la mia etichetta, nasce tutto con Riccardo Quagliato, con il master di Daniele Bagnoli, con la scrittura anche di un nuovo inedito di appunto Ricky Quagliato con Stefano Paviani. Insomma, abbiamo un po' tracciato, un po' messo a fuoco quello che era più un mio desiderio, che quello che comunque il mio campo più bello è il campo dell'interpretazione. E credo che qui abbia avuto veramente grande margine di poterlo manifestare e trasmettere. Anche se ancora per me parlarne è veramente idilliaco, cioè tutto così strano per me. È la prima intervista questa e quindi è un vero grande piacere, insomma, avviarci e addentrarci in questo racconto di stelle, perché poi alla fin fine sono questi grandi cantanti che ce la raccontano in realtà. Quindi avendocela raccontata con tutta questa anima, con tutto questo talento, mi sono veramente trovata in un impegno, in una magia, in un viaggio infinito, e lo sarà fino a quando, diciamo, avrò la possibilità naturalmente di cantare queste canzoni. Assolutamente. Io intanto che tu parli mi segno qualche spunto perché devi sapere che non preparo quasi mai le domande quando parlo con te perché sei sempre sorprendente nelle tue risposte. Per cui man mano che parli escono delle cose e qui mi sono segnato poco fa il fatto che ti ho visto visibilmente emozionata in questo momento nel raccontare questo disco, nel presentarlo, come se fosse un disco che più di altri ti appartiene. È così? Ha un valore speciale per te questo album all'interno della tua discografia e hai già capito il perché oppure devi ancora capirlo? Allora, quest'album per me è importantissimo, importantissimo, perché intanto, diciamo con molta spiritualità, perché la musica è molto spirituale, è molto rispetto, ringrazio veramente, diciamo, tutti questi artisti che mi hanno dato questa strada, insomma, da poterla un po' fare mia. E tutto parte sicuramente da una riflessione mia personale. Rispetto alle scelte e rispetto, diciamo, a queste canzoni, come si sono un po' legate tra di loro. Cosa dire? Se dovessi adesso ho aperto il booklet e naturalmente la prima canzone è Se nell'anima, Se nell'anima come
Come ho detto, è una canzone che, diciamo, mi ha portato alla luce, mi ha portato al primo mio vero pubblico, senza riflettori, senza telecamere. Però è stata, faceva parte di una canzone, di un, diciamo, di un repertorio che io, insomma, avevo la possibilità di esprimermi in una stagione estiva, e devo dire che mi ha dato un affetto clamoroso da parte di chi mi ascoltava. Poi, naturalmente, l'anima poi crescendo, come dici tu, hai capito il significato o lo devi ancora comprendere? È ovvio che cantarla nel 2010, nel 2009, nel 2008 aveva un senso. Oggi, se nell'anima acquista un valore ancora più nobile, magnifico, stupendo, è uno sguardo veramente dentro l'infinito. E quindi, diciamo, l'anima, dopo quello che comunque ci è successo, pandemia, adesso un po', diciamo, questi argomenti comunque di guerra, ecco, quando, diciamo, ci poniamo di fronte a questa impotenza, impossibilità, credo che le risposte nella loro esistenza, ad ognuno di noi ce le dà proprio le nostre attitudini, proprio le nostre passioni. E questa ricerca per poi avere questo grande privilegio di racchiuderle in un album, è il grande privilegio e qualcuno le ascolterà. Ecco, spero che questo album, insomma, non ha bisogno di presentazioni, nel senso che spero che si faccia strada da solo, si faccia strada nei cuori e nelle orecchie delle persone, insomma, che lo ascolteranno. Poi abbiamo La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, che è un altro pezzo impressionante, magnifico. I Miracoli, i Miracoli. Dentro la mia vita i miracoli sono stati innumerevoli, infiniti. Ogni giorno vivo il miracolo, veramente, già solo sorprenderti, già solo avere dei sogni da portare avanti, già solo pensare che c'è tutto un mondo ancora da scoprire. Poi Il Mare d'Inverno è stato un altro brano in cui le sonorità hanno preso un po' delle sonorità, se vogliamo, se posso dire, che si avvicinano un po' a questo avvicinarci al Natale, perché sono talmente così minimal, talmente così, diciamo, sospese, che mi danno un po' appunto quella dimensione di un po' di tutto, ecco, un po' anche, sì, natalizio, devo dire. E poi l'album, ho inserito Almeno tu nell'universo, beh, un grandissimo brano di Mio Martini, in cui appunto l'universo, rappresenta tutto quello che insomma può accadere. Nulla all'universo è impossibile, è dall'universo che nascono le stelle, è dall'universo, insomma, che nasce la voce profonda anche della speranza, rivolgendoci appunto a questo universo. E ci credo molto, ci credo molto. Ho parlato tante volte alle stelle e queste stelle mi hanno risposto con questo grande album. Poi abbiamo un pezzo veramente molto molto particolare nella scelta, Miserere. Grande Zucchero è il grandissimo, appunto, Luciano Luciano Pavarotti. Pavarotti. Sì, e cosa dire di questo immenso brano? Io ho coronato un sogno con questo brano, ma tutto arriva quando deve arrivare. Io vedevo Pavarotti and Friends con tutto quel parterre, con tutto quel, praticamente, con quella ricchezza di anime, di voci, di talenti, in cui tutto si fermava, in cui tutto si fermava per me, e mi dicevo: chissà se un giorno potrò cantare questa canzone così inarrivabile. E devo dire che i tempi mi hanno incoraggiata, e i tempi, diciamo, proprio della vita. Quindi, a tu per tu con la vita, mi sono detta: miserame, universo, illuminaci, stelle, guidaci. Quindi questa miseria, questo ammettere a noi stessi di avere un po' bisogno, di essere, diciamo, con quella, tra virgolette, miseria umana che ci viene dato, diciamo, dal nostro essere. Ecco, come nasciamo con il bene e il male, come nasciamo con le contrapposizioni. Ecco, Miserere l'ho trovato una chiave molto passepartout per pormi in questa posizione neutrale, però con lo sguardo verso il bene. Poi Adesso tu è una canzone meravigliosa di Eros Ramazzotti, in cui è stato impressionante come abbia sempre fatto breccia insomma, nei miei ascolti. Poi
Eros Ramazzotti è stato uno dei miei cantautori, insomma, con la sua voce che ha saputo darmi e ha saputo comunque dare personalità, quindi ha saputo dare, insomma, molta personalità alla sua musica. E adesso tu mi ha fatto, insomma, interfacciare con quello che è stato un po' un percorso di ricerca, di rivincita, e che comunque la musica, la musica, l'amore, in tutto quello che può succedere, sicuramente diventa una rivincita importante con noi stessi. Quindi è stata una grande affermazione. Poi abbiamo Blu Celeste, che appunto è la traccia più giovane, se vogliamo, di un cantautore, insomma, appunto Blanco, in cui mi riporta questo Blu Celeste, mi ha fatto molto ricordare alle stelle del Re Leone. Non lo so se sicuramente qualcuno di voi abbiamo visto questo meraviglioso cartone animato. Certo. Diciamo che il mio cartone animato preferito, perché secondo me ha dentro una storia, un cerchio della vita immenso, ed è veramente emozionante. E la Disney ne ha fatti tanti, però devo dire che Re Leone mi ha dato proprio quell'attaccamento particolare. E Blu Speciale. Celeste mi Speciale, esatto. E Blu Celeste mi ricorda appunto quando qualcuno va via, purtroppo deve andare via, deve passare, insomma, ad un altro stato. E quindi mi è venuta molto l'immagine di quando Re Leone parla a Simba e gli dirà: Simba, un giorno da quelle stelle, insomma, ci potremmo rivedere, rincontrare. Ed è stato, insomma, sempre un messaggio appunto di speranza che dobbiamo per forza farcene da mantello per a volte anche andare avanti. Però è appunto con questo impegno, con quello che le persone realmente ci hanno lasciato. E quando pensiamo a quello che ci hanno lasciato, la tristezza deve lasciare il posto alla bellezza, secondo me. Anche se è difficile come concetto, ma è un concetto sempre d'amore e di pace per noi stessi e per le persone Assolutamente. che ci hanno dato poi tanto. Poi a Delle Isole negli Occhi abbiamo incluso questo pezzo stratosferico di Tiziano Ferro, che insomma è un brano a cui sono molto legata. L'ascoltavo con le cuffiette in motorino e insomma in tutto quello che diceva, in tutte le sue tracce, in tutto il suo proprio descrivere questa ragazza, e mi sono molto rivista in queste Isole negli Occhi, parlo me personalmente. E poi abbiamo Nuova Terra, che è l'inedito, questo meraviglioso inedito, appunto, come ho detto prima, è composto da Riccardo Quagliato e col testo di Stefano Paviani, in cui veramente c'è tutto un mondo allegro, ritmico, è molto, diciamo, da foresta, Sì, è molto ampia come vero, canzone. mi ha dato la stessa sensazione, la foresta, La stessa, la foresta, la esatto. foresta. Però sì, E non ce l'avamo fantastico il messi loro. d'accordo, eh? Non ce l'avamo messi Sono d'accordo. contenta, Davvero, l'ho trovato davvero. molto urbano, ma nel senso naturale del termine. Sì, perché ovviamente oltre a ricordare questa terra è il grido, è l'aiuto, insomma, che ci chiede, perché insomma dobbiamo Esatto. veramente impegnarci e dare un piccolo contributo, non so come, non so dove, non so quando, però le nostre coscienze ce lo possono insegnare bene. Quindi conto, insomma, su noi stessi, sulla nostra buona azione sulla terra. Per questo, insomma, Nuova Terra, questo sicuramente naturalmente è un pensiero d'amore per la terra, ma Nuova Terra, poi l'andrete ad ascoltare, è un altro mondo in cui descrive, insomma, questa terra. E poi questo album finisce con un brano a cui io, diciamo, non voglio essere, diciamo, di parte, non voglio, però ci tengo tantissimo, perché è un brano di Renato Zero di molti anni fa, e si intitola Quando finisce il male, ed è un brano in cui, diciamo, la vita ha voluto donarmelo, ha voluto, insomma, inviarmelo come messaggio. In un giorno in cui ero un po' in crisi, perché insomma erano 9 brani, però l'album doveva essere di 10. Quindi un giorno vado
in chiesa e praticamente arrivo 7 minuti dopo e tu pensa alla magia delle cose. Il sacerdote fa ascoltare questa canzone per porre alla luce, all'attenzione, che il male, comunque, quando ti prende, quel male non ti lascia più, ma il bene, se ti ci rivolgi, se ti ci affidi, sicuramente ti ripagherà sempre. E fa partire dalle casse di questa chiesa così grande, così amplificato, così rimbombante questa canzone cantata appunto a Renato Zero. Io mi misi dentro una guglia ascoltando questa canzone immensa insieme alle altre persone e mi lasciai proprio trasportare da questo messaggio e l'emozione fu talmente così vera, così giusta, così presente che ho detto grazie a Dio, questo è il brano, Il decimo brano. assolutamente. Questo è il decimo brano, esatto. E quindi, insomma, come vedi, ognuno racchiude veramente una piccola gratitudine, speranza, voglia di comunque non arrendersi mai. È questo quello che vorrei trasmettere appunto con questo album di canzoni dei grandissimi Sì. cantanti, interpreti della musica italiana. Assolutamente. Adesso ci hai raccontato questo tuo viaggio attraverso queste canzoni, queste tue scelte. Immagino che per un disco di cover la cosa più difficile sia proprio scegliere, perché il repertorio tra cui scegliere è ampissimo e quindi selezionare può essere forse la difficoltà iniziale più grande. E Sì, è vero, sì, è vero. Hai Sì. risposto in parte alla mia prossima domanda, perché volevo chiederti appunto qual era il primo pezzo che hai scelto di includere in questo disco e qual è l'ultimo. Sull'ultimo ce l'hai appena svelato, il brano di Renato Zero, e ricordi invece il primo brano che hai detto questo non può mancare in questo disco? Miserere. Che era la scelta forse anche un po' più particolare, perché come Sì, raccontavi che tu se ben prima. ricordi. Sì, che se ben ricordi nelle domande dell'album precedente di C'è Vita, qualche domandina mi veniva fatta, ma quale canzone vorresti Esatto. interpretare semmai? E io dissi questo, vedi, vedi, ce l'abbiamo Tutto fatta. Io torna. ringrazio ovviamente tutto il mio gruppo di lavoro, come ho detto prima, citato prima, e ringrazio anche Radio Italia, che è stata comunque è stata partner di questo Radio Italia anni 60 in questo meraviglioso album. E quindi poi devo dire una cosa importantissima, non tralasciamo una delle cose più importanti. Questa copertina è stata realizzata Copertina. dall'artista fotografo Alessandro Dobici, a cui il mio grazie è infinito, perché veramente ha saputo Bellissima. insomma trasmettere quello che veramente doveva emergere e doveva un po' anche rimanere in intimità. Questa immagine, se mi permetti, voglio ripetere una frase di un infamosissimo apneista che ha detto: io mi immergo su, raggiungo il fondo per raggiungere la mia anima, ma poi risalendo nella vita, risalendo a galla per vivere una vita cristallina. Quindi questo è quello che insomma mi accodo a questo grande messaggio, a questa grande frase di questo alpinista. E questo diciamo l'intitolo così. Bellissimo, Quindi grazie ad bellissimo. Alessandro Dovizi, grazie, grazie davvero. Prima di salutarci, volevo rivolgerti giusto qualche altra domanda di curiosità, diciamo così, partendo proprio da Miserere, che appunto è forse la scelta più strana all'interno di questa tracklist per quello che è il mondo con cui abbiamo conosciuto questa canzone. L'ultimo verso di questo brano scritto da Zucchero, recitava quella voglia di vivere che forse ancora non c'è. Nella tua versione c'è un piccolo cambio testuale perché dici che questa voglia di vivere nel tuo caso c'è, ora c'è. Assolutamente, Penso che dentro assolutamente. questa variazione ci sia il messaggio della tua interpretazione di questo brano. Sì, perché perché diciamo dopo aver fatto questo atto, tra virgolette, di dolore, di pentimento, di consapevolezza, alla fine ci deve essere la certezza, la conferma che Dio ci ascolta. Quindi questo peso un po' è tolto, no? E quindi quando entri in questa, in, in questa
in questa dimensione, con tutto il rispetto per i credo, per la fede che ognuno ha, però la canzone suggerisce questo, cioè la nostra miseria non potrà mai essere del tutto di fronte agli occhi di Dio, perché Dio ci ama in una maniera infinita, in una maniera spropositata. Quindi quella voglia di vivere che adesso c'è, sicuramente è perché ritorniamo a vita, c'è il bello dentro di noi. Assolutamente. Prima parlavi del valore che ha questo disco nella tua voglia di tornare ad interpretare, nel dare valore all'interpretazione, alla voce, che sono sempre state le tue caratteristiche, importanti. Ecco, io ascoltando questo album ho trovato in tutte le tracce davvero la centralità della tua voce, come se fosse stata riscoperta, come se tu fossi tornata all'origine, a non aver paura di essere anche troppo a volte, perché quel troppo tu lo senti così. È così? Sicuramente è così, ma è sempre una materia che si muove, che si crea e che diciamo si trasforma. Quindi alla fine per i live avranno sicuramente la loro ancora trasformazione. Quindi sono veramente grata alla musica, grata al canto e grata a tutto quello che muove dentro, perché è vita. L'ultima domanda che ti rivolgo è proprio a proposito dei live a cui facevi accenno adesso. Per questo disco c'è stato il ritorno degli In Store, che invece ti erano mancati in Cevita a causa della situazione della pandemia. Quindi E speriamo che ce ne siano ancora, assolutamente, immagino che tu sia stata assolutamente. felice di rivedere le persone che da tanti anni ti seguono. Volevo chiederti appunto se hai in programma anche un ritorno dal vivo, se c'è già qualcosa che bolle in pentola, se dovremo aspettare l'estate oppure anche prima. Guarda, io mi auguro assolutamente di darvi una buona notizia perché sarà una buonissima notizia per me al più presto. Quindi non vedo l'ora, insomma, di raccogliere tutti questi brani e di portarli in scena. Non vedo l'ora. Però adesso appunto non posso dare una tempistica, ma appunto incrociamo le dita Incrociamo. che il ciel ci aiuta e quindi che Esatto. possano partire al più presto questi live. Va Davvero. bene. Io ti ringrazio tanto, Loredana, per la tua disponibilità. Ricordo questo bellissimo lavoro, davvero. È un consiglio che mi sento di dare. Stelle, il tuo nuovo album di Grazie di cover più cuore. un inedito. Ti faccio davvero ancora i miei migliori complimenti. Ti ringrazio per aver scelto noi come prima intervista, per promozionare questo tuo nuovo lavoro. È sempre un piacere ritrovarci. Spero che ci ritroveremo ancora molto presto e magari anche dal vivo. Grazie di cuore, un saluto a tutti, un buon Natale a tutti perché ci avviciniamo È a questo vero. grande evento e quindi grazie a tutti, ringrazio i miei fan che sono sempre carichi di energia, mi seguono sempre, quindi veramente grazie a tutti, grazie anche a te Ilario. A presto con la Grazie musica e viva le stelle. a te. Evviva le stelle. Ciao Loredana. Ciao, grazie.